Papa Francesco, al termine dell'anno della misericordia, volle istituire questa giornata. E quest'anno il tema che il Papa ha dato è proprio un versetto di un libro della Bibbia, del Siracide. La parola è questa: tendi la mano al povero. Voglio dire di due segni, uno al quale pensiamo da tanto tempo, la sede per la Caritas, ma la Caritas che ha la sua sede in via Alfieri, siamo seminterrati del seminario, è in una struttura che per la mensa e per tanti altri servizi non è adeguata, direi, alla dignità dei più poveri, ma anche a un servizio degno per loro. Grazie alla generosità di alcune famiglie che hanno fatto dei doni, abbiamo potuto acquistare un capannone in via Pisa, che già il progetto è pronto, andremo avanti e ci sarà questa nuova sede. Ma l'altro segno è un segno proprio che viene dai poveri. Due poveri hanno regalato alla nostra Chiesa e al Vescovo, a nome di tutta la Chiesa, un calice usato, si vede, di non grande valore, recuperato da un rigattiere, con i segni un po' consunti, direi in se stesso un calice povero, ma viene dai poveri, ed è per celebrarci l'Eucarestia, cioè per mettersi tutti noi dinanzi a Dio nella povertà che abbiamo di Dio e di tante cose di cui abbiamo bisogno, portandogli attraverso quel calice un po' i frutti del nostro lavoro, chiedendogli che lui riempia quel calice della sua vita. Davvero un dono attento e un ricordo attraverso la loro povertà che tutti davanti a Dio abbiamo lo stesso bisogno di vita, di attenzione, di amore, di misericordia. E loro che forse lo vivono più forte nella loro carne, ce lo ricordano e ci aiutano a stare così poveri davanti a Dio. Se c'è questa offerta del poco che siamo, di quello che abbiamo, all'offertorio offriamo il pane e il vino, frutto del lavoro dell'uomo, ma anche della nostra situazione, Dio trasforma questo nella sua vita, nel corpo e nel sangue del suo figlio. Ecco i due segni con cui oggi viviamo questa giornata mondiale dei poveri. Questo progetto della nuova Caritas, è stato stampato anche un dépliant con questo titolo, Il volto sulla strada, cioè il volto di Dio che vede tutti noi sulla strada della vita, ma anche il volto che noi dobbiamo avere per le cose fuori di noi, fuori della nostra casa, il volto specialmente della povertà, e l'altro questo calice, quasi un dono o due doni che uno si scambia con l'altro. Però in questa attenzione reciproca, in questo donare quello che ciascuno di noi ha, quanta vita può passare. Per essere l'opera di tutti c'è stata la generosità di alcune famiglie, ci sarà l'aiuto che chiediamo alla Conferenza Episcopale Italiana, c'è l'aiuto anche di tutta la diocesi come ente che ha venduto alcuni beni che erano in suo possesso per questo, ma per poter fare una cosa degna, bella, ancora ci vogliono degli aiuti. Ecco, è un modo di coinvolgerci come famiglia per avere questa attenzione e questa generosità. Come il Signore è generoso verso di noi, cerchiamo e chiediamogli la forza per esserlo verso i nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.